Buonasera, puntata complessa, profonda ma necessaria per rimettere insieme i pezzi di questa inchiesta che si è aperta in Vaticano sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, ma non solo, perché questa sera parleremo anche di Mirella Gregori e del delitto di Via Poma 1990, Simonetta Cesaroni. Ma gran parte della puntata è dedicata proprio a quello che sta accadendo, alle prime battute di questa indagine che hanno già alzato la temperatura diciamo tra i protagonisti. C'è stato anche un momento di crisi e di scontro sul quale questa sera andremo a fondo. Ci sono un sacco di ospiti, ve li elenco: Giovanni Floris, Marco Ansaldo, Alessandro Ambrosini, naturalmente Pietro Orlandi, l'avvocatessa Laura Sgrò, Giancarlo Capaldo, il magistrato, l'ultimo che indagò sulla scomparsa di Emanuela, l'ex vicequestore Antonio Del Greco, Raffaella Fanelli, Emiliano Fittipaldi, direttore di Domani, e Simona Malpezzi, parlamentare del Partito Democratico, che sta lavorando alla composizione della commissione parlamentare d'inchiesta che dovrà muovere i primi passi, speriamo, entro l'estate. Prima di cominciare, la vignetta di Mauro Biani. Abbiamo depistato per così tanti anni che non ricordo più i mandanti. Non c'è molto da aggiungere. Tra poco cominciamo. Il 7 agosto del 90, un martedì, mentre Roma è naturalmente ormai praticamente deserta, Simonetta va in ufficio, esce da casa sua in zona Tuscolana prima delle 15, prende la linea A della metropolitana fino alla fermata Lepanto, poi fino a Via Poma 2, ci va a piedi, sono due passi, e in tutto da casa al lavoro impiega circa un'ora. Alle 16 Simonetta quindi è nella sede degli ostelli in Via Poma, deve restare lì per tre ore di lavoro, e alle 18:20 deve chiamare Salvatore Volponi, che è il suo datore di lavoro, ma quella telefonata non la farà mai. Telefono giallo. Quella sera, quella triste sera, posso dire questo, sono rientrato a casa che erano le 15 dal lavoro. Simonetta era ancora a casa. Mi ha chiesto se io potevo portare la macchina a vedere dal meccanico perché era guasta. L'ho detto di stare tranquilla che ce l'avrei portata. Poi dopo qualche minuto è uscita con la sorella che l'ha accompagnata fino alla metropolitana. Poi mi sono andata a riposare un pochetto dopo aver pranzato. E verso le 5:30 sono uscito per andare a aggiustare la macchina a Simonetta, dal meccanico. L'ho attesa fino alle 19:40, alle 8:10 stava a casa. E mia moglie cominciava a preoccuparsi. Dice, come mai Simonetta non torna? E si affacciava continuamente alla finestra. E io cercavo di tranquillizzarla, dicendole, sta tranquilla, che mo' vedrai. Avrei ritardato la metropolitana, sarà successo un qualche cosa sotto la metropolitana, è in ritardo. Dopo un po' è arrivata, sono state le 9 meno qualche cosa, è arrivata Paola col fidanzato, col motorino. Ho cominciato a vestirmi anch'io perché il ritardo cominciava a essere un po' troppo preoccupante. E siamo ritornati tutti e tre insieme, loro col motorino, io con la mia macchina, cercando di vedere intorno alla metropolitana se aveva fatto una strada diversa da quella che normalmente faceva. Da quel momento non si è saputo più niente. Non si ricevevano telefonate né da mia figlia né da nessun altro. Non sapevamo dove sbattere la testa. Eravamo preoccupati all'eccesso. Da quel momento io ho cominciato a telefonare agli ospedali, tutti gli ospedali, i possibili ospedali che trovavo sulle pagine gialle. Poi alla fine ho telefonato tanto alla questura quanto ai carabinieri, e anche lì sempre risposte negative. Finché alle 3 della mattina è arrivata la telefonata di Paola. A quel punto è successo il finimondo. Che altro devo dire? Antonio Del Greco all'epoca era il capo della omicidi, sì, della squadra mobile. È collegata Raffaella Fanelli, che è già stata con noi quando abbiamo raccontato
il delitto Pecorelli e che sul caso di Simonetta Cesaroni ha scritto un libro. Il caso che peraltro all'epoca e per moltissimi anni e ancora adesso, soprattutto a Roma, è diciamo uno degli eventi più misteriosi, inspiegabili e che calamitano l'attenzione dell'opinione pubblica perché non si è trovato appunto un responsabile. Alle 11:30 credo che lei sia stato il primo a entrare insieme alla sorella, o sbaglio, poco dopo alle 11:30. La sorella con il fidanzato. Paola col fidanzato Antonello Barone, il datore di lavoro di Simonetta Salvatore Volponi col figlio Luca e Giuseppa De Luca, moglie del portiere Pietrino Vanacore, che entrano dentro trovando la porta chiusa con 4 mandate. Esattamente. Qui nessun segno di frazione e la porta chiusa regolarmente a chiave. E Simonetta viene trovata non nella stanza dove abitualmente lavorava, ma in quella di Corrado Carboni, che era il direttore del comitato regionale. È a ridosso della scrivania, con le braccia aperte, le gambe divaricate e la bellezza di 29 coltellate addosso. Io ho sempre, diciamo, nell'orecchio quello che mi disse un medico legale una volta in uno di questi casi, diciamo, di delitto con multiple ferite, eccetera. Ho detto: ma hai mai provato a dare 29 coltellate? Cioè, quale forza e quale determinazione bisogna avere per fare per 29 volte questo gesto? Non solo, ma c'era una penetrazione media di 10 centimetri nel corpo della ragazza, quindi non solo 29 colpi, ma 29 colpi di una forza inaudita. Sì, e però incredibilmente intorno non c'è praticamente sangue. C'era soltanto una traccia, come se fosse un alone, intorno al corpo, capo, sì, al cadavere della ragazza, che sembrava essere una macchia di sangue pulita alla meglio, insomma, su di un pavimento in marmo, e che era rimasta lì la traccia. Poi, attraverso un esame più particolareggiato effettuato dalla scientifica, vennero trovate delle altre macchie, una a ridosso del telefono, l'altra sulla porta, e infine un'altra macchia, questa invece più corposa, sull'ascensore. Però, diciamo, da investigatore con grande esperienza, ma lo dico anche da cronista di Nera, insomma, un cadavere con 29 coltellate, sangue dappertutto, senza sangue, fa presupporre che ci sia stata un'operazione di pulizia. Questa è stata la prima cosa che abbiamo pensato. Immagino, certo. E che reazione hanno avuto quelli che sono entrati all'inizio dentro? La reazione io non l'ho vista, perché sono entrati insieme al sottufficiale di turno, perché quella sera eravamo di turno, e quindi io verso le 10 andai via dall'ufficio, e quando ricevetti la telefonata intorno alle 11:30, 11:40, loro erano già all'interno, quindi mi chiamò il sottufficiale dicendomi: guardi dottore, venga, perché qui abbiamo trovato una ragazza con diversi colpi inferti da uno stiletto, forse più che un pugnale, più che un coltello, perché il buco era quasi circolare. Sì. E la maggior parte di questi erano concentrati nella zona pubblica della ragazza. Che faceva presupporre, diciamo, quasi anche una forma di rabbia di tipo sessuale. Un raptus, no? Sì, legato, sì, probabilmente a motivi sessuali. Certo. La stranezza, a parte il fatto la presenza di tutta questa gente in casa, chi camminava a destra, chi accendeva luci, chi toccava, già questo aveva un po' inquinato la scena del delitto. Che... Però devo dire, a onor del vero, avendo fatto il cronista in quegli anni, che ancora, diciamo, non c'era preservare la scena del crimine non, c'era questa cultura. Non era un'abitudine sicuramente consolidata. Non c'era questa cultura, però provo a immaginare 6, 7, 8 persone che entrano, certo, dentro un appartamento completamente al buio, chi tocca, chi cammina, chi va, chi fa, insomma, non è che il cadavere era stato trovato in strada, era stato trovato in un appartamento, e molte delle cose lì erano state toccate e comunque inquinate, certo, la scena del crimine. Certo. Noi abbiamo ascoltato Emilio Radice, che è stato il primo cronista a arrivare a Via Poma la mattina dell'8 agosto e che per anni ha seguito per Repubblica
questo delitto in una escalation di colpi di scena. Sentiamo un po' delle cose che ci ha raccontato. Io sono andato a Via Poma la mattina verso le 7:30, ma il delitto era stato scoperto intorno alle 23:30 della sera prima. La cosa che mi ha meravigliato, proprio quasi credevo che si fossero sbagliati a darmi l'indirizzo, è stato arrivare lì davanti al palazzo di Via Poma, al cancello del numero 2, chiuso, senza che ci fosse assolutamente nessuno. Finché appunto qualcosa si mosse, uscì fuori una persona, e questo è un caso nel caso, perché io questa persona me la ricordo molto bene e non me la dimenticherò mai, perché aveva una macchia di sangue addosso. Ecco. Uscendo da quella scala poi, perché era uscito, io l'ho visto dal portone della scala B a destra, vederlo con una macchia di sangue qui, sugli occhiali, c'aveva cioè una lenticchia di sangue rappreso. Andai in questura e lo segnalai a chi di dovere. E la risposta fu: quelle sono persone per bene, è una famiglia per bene, le indagini lasciale fare a noi, quel sangue gli sarà capitato sugli occhiali facendosi la barba, magari si è fatto male. Uno spiraglio si è aperto nel caso della ragazza uccisa con 29 coltellati in un ufficio a Roma. Alle 14 circa la squadra mobile ha eseguito un fermo giudiziario per omicidio volontario. È stato fermato il portiere dello stabile dove è avvenuto il delitto. Si chiama Pietrino Vanacore. Il giorno dell'arresto di Pietrino Vanacore, la mattina, stavo in Via Poma. Poi, come il mio solito, quasi di routine, ero passato in questura e trovai il capo della squadra mobile, Nicola Cavaliere, da solo nella sua stanza, che stava seduto lì ed era un po' inquieto e si confidò dicendo: io, guarda, lasciami stare adesso perché non so, è un momento un po' delicato. Perché non vorrei trovarmi costretto a prendere un provvedimento a carico di una persona di cui non sono convinto. Arrivo a Repubblica, quindi nel tempo di 10 minuti, e mi chiama la segreteria di redazione dicendomi: Emilio, ci sta conferenza stampa in questura alle 16 perché hanno arrestato l'assassino di Simonetta Cesaroni. Quindi è stata fatta una cosa di cui la polizia non era convinta, però l'hanno fatta, e quindi forse ma cosa c'è dietro? Vanacore propose appello contro la sua carcerazione preventiva. Mentre stavo a Piazzale Clodio e aspettavamo la decisione del Tribunale della Libertà sul ricorso di Vanacore, un magistrato mi prese sotto braccio e mi portò nei corridoi di Piazzale Clodio, più discosto dagli altri giornalisti. E io mi sentii un assurdo, un lunare sfogo di un magistrato che mi diceva: adesso Vanacore verrà scarcerato sicuramente perché non c'è nessuna prova contro di lui. Allora io dico: ma scusi, ma voi avete confermato l'arresto di polizia? Sì, ma abbiamo dovuto farlo. Come avete dovuto farlo? Sì, perché ha telefonato Sua Eccellenza, voleva che gli dessimo molto di più di carcerazione preventiva.
E io gliel'ho detto, ma eccellenza, ma non c'è la prova nemmeno per tenerlo dentro per un giorno. E allora perché l'avete confermato? Perché sua eccellenza mi ha detto che a sua volta aveva avuto pressioni più in alto. La sua eccellenza era il capo dell'ufficio da cui questo magistrato dipendeva all'interno di Piazzale Clodio. E proprio stamane il Tribunale della Libertà di Roma ha deciso che gli indizi raccolti nei confronti del portiere sospettato di aver ucciso la giovane Simonetta Cesaroni non erano sufficienti per trattenerlo ancora in carcere. Una ventina di giorni, una ventina di giorni dopo il delitto, mi telefonò l'avvocato Antonio De Vita. Antonio De Vita era un grosso avvocato ed era l'avvocato di Vanacore. Ora, chi gliel'abbia suggerito di questo avvocato non lo so, ma comunque Antonio De Vita mi telefona un giorno e mi dice: Emilio, corri qui col fotografo in via Poma perché abbiamo trovato del sangue nell'ascensore. Prima stranezza, che venga trovato 20 giorni dopo nel sangue nell'ascensore che la polizia non aveva visto prima. Uno dice: ma come? Che indagini hanno fatto? Seconda stranezza, ma invece di chiamare direttamente la polizia chiama un giornalista con un fotografo. E perché? Perché non si fidava. Quando loro presero la pista a valle col super testimone, un informatore della polizia austriaco, e fu un poliziotto, cioè uno della polizia, della squadra mobile, a bruciare, telefonando ai giornalisti, il nome di questo testimone, ancora prima che andasse a parlare col magistrato. Questo giallo è un giallo dove si intravede spesso un gioco di dama o di scacchi, come dir si voglia. Mi sembra sempre che ci sia qualche cosa che deve essere nascosto o protetto. Allora, mettiamo un po' di ordine, Antonio Del Greco. Dunque, intanto Pietrino Vanacore, che è uno strano personaggio, era uno strano personaggio, sospettato di essere l'autore delle pulizie insieme alla moglie, no? Di quell'uomo che avrebbe, diciamo, tolto tutte le tracce di sangue dall'appartamento, molto legato all'architetto Cesare Valle, che abitava nel condominio, il cui nipote Federico viene accusato da questo austriaco che sostiene di averlo visto rientrare a casa con i jeans sporchi di sangue e quant'altro. Peraltro io, quando mi occupai di questa storia, insomma, mi raccontarono che dopo che Federico Valle era uscito dall'inchiesta continuava a tornare a Via Poma e si metteva in macchina fermo a guardare il palazzo. Non so se fosse vero, ma questo mi raccontavano, che mi lasciò abbastanza impressionato, come una specie di ossessione. Però Via Poma è un po' un'ossessione anche, no? In parte per chi non è riuscito a risolvere il giallo. Io non sono così pessimista. Intanto io vorrei fare un po' di chiarezza sulle dichiarazioni, certo, che ha fatto Emilio. Raffaella, poi lo chiedo anche a te, naturalmente, di fare un po' di chiarezza. Credo che sia un po' confuso, sì. Emilio Radice, nel riepilogare i fatti accaduti. Intanto il sangue nell'ascensore viene trovato al mattino e quindi non è non dopo 20 giorni. Dopo 20 giorni non se ne parla neanche. E vabbè, qui lo sanno tutti, anche lei fa segno... No. Tu poi c'era del sangue anche nella guardiola, mi pare, no? No, nella guardiola venne fatta tutta una serie di segnalazioni, compresa questa di Emilio Radice, che veniva, che aveva visto il sangue sugli occhiali, quell'altro l'aveva visto sulla parete della casa di tutte perquisizioni e controlli che abbiamo fatto. Assolutamente non c'era nessuna personalità che ci indicava cosa fare e cosa non fare. Fu una scelta quella di sottoporre a fermo di indiziato di delitto, che peraltro poi erano i primi tempi che era stato modificato il codice, sì, l'anno precedente, per cui non c'era neanche
troppa dimestichezza su chi dovesse eseguire il fermo, perché il codice parlava del PM e la polizia giudiziaria poteva eseguirlo prima ancora che il PM avesse, diciamo, la direzione delle indagini. In realtà noi eravamo in contestuale attività di indagine col magistrato e lo decidemmo concordemente, quindi non è assolutamente vero quello che dice di Cavaliere, perché il fermo è in capo alla sezione della squadra mobile che operava, quindi il fermo firma mia e di Catalani, quindi che era il magistrato che se ne occupava. E la scelta fu proprio questa, cioè mandarlo in carcere per verificare se dopo poco tempo, perché Catalani andò ad interrogarlo insieme a me dopo poche ore, quindi andammo la notte stessa ad interrogarlo dopo che era stato associato al carcere, e per vedere la reazione che questo personaggio poteva tenere. In effetti ci fu una reazione, perché nel momento in cui venne interrogato tirò fuori la storia del tizio che aveva visto alle 6 del pomeriggio con un fagotto sotto braccio che poi identificò come un geometra che lavorava nello stesso palazzo. Sì. E cosa che poi evidentemente accertammo non essere vera, questa ulteriore bugia rispetto a tutta una serie di movimenti che lui aveva fatto nella giornata del 7 d'agosto non suonava bene, e fece sì che il PM chiese appunto la custodia cautelare al giudice delle indagini preliminari. Che lui aveva anche dei precedenti in famiglia. Lui c'aveva un precedente, ma che trovammo dopo, non in contestuale del fermo. Quindi Catalani chiese l'ordinanza di custodia cautelare, che fu emessa, per la prima volta fu emessa con un tempo, perché a 30 giorni, quindi entro 30 giorni noi dovevamo trovare ulteriori elementi di colpevolezza per confermare il provvedimento restrittivo da parte del giudice. Quindi c'erano due giudici che avevano già convalidato il provvedimento della polizia giudiziaria. Quindi quando poi, durante questo periodo di carcerazione, attorno ai 20 giorni, il Tribunale di Libertà, a cui l'avvocato De Vita, che era il difensore di Vanagore, aveva chiesto appunto il riesame, e dopo 20 giorni fu scarcerato. Diciamo, questa è... Io voglio sentire Raffaella Fanelli. Sì, sì. No, rispetto a quello che hai sentito fino adesso. Le tracce di sangue in ascensore, che oggi diventano importanti, perché da una di quelle due tracce è stato estrapolato un DNA. Un DNA maschile. Sì. E perché è importante? È importante, allora, intanto preciso, quelle due tracce di sangue, come diceva il collega Emilio Radice, furono ritrovate 20 giorni dopo l'omicidio da uno dei tre figli di Pietrino Vanacore, da Mirko Vanacore. Non si fidavano della polizia e l'avvocato chiamò il collega Radice, che arrivò con il fotografo, e quelle non erano vistose tracce, ma erano due minuscole tracce di sangue che furono ritrovate proprio erano due minuscole tracce di sangue, una fu esaminata subito nel 90 e corrispondeva, chiedo scusa ma ho l'eco che mi torna. Comunque, una fu subito esaminata ed era apparteneva a Simonetta Cesaroni. L'altra invece è stata analizzata soltanto durante il processo a Raniero Busco, perché chissà per quale assurda deduzione quella seconda traccia fu attribuita a Simonetta. Invece, scusa, Raniero Busco, che era il fidanzato di Simonetta. Quando tutti... L'ex fidanzato di Simonetta Cesaroni, che è stato poi processato e poi assolto. È stato poi processato nel 2008. Ecco, chiedo scusa ma mi tornava l'eco, quindi non riuscivo. Ecco, la seconda traccia di sangue viene analizzata soltanto nel 2008 e da quella traccia viene estrapolato un DNA. Oggi stanno cercando a chi corrisponde quel DNA, e quelle tracce di sangue, che non erano striature, sono state ritrovate da Mirko Vanacore e non sono state trovate dalla,
dalla polizia, insomma. Quindi, cioè, stai dicendo... Il DNA l'ha fatto il portiere, quindi. No, stai dicendo che quindi quelle tracce di sangue erano corpose al punto da poterci ricavare un DNA, questo stai dicendo? Sì, ma il problema è che stiamo parlando del 1990. Non c'era evidentemente questa cultura del DNA, perché non eravamo ancora in possesso. Io ricordo sempre, appunto, a chi parla del DNA riferito a quegli anni, che quando ci fu la strage di Capaci, vennero i mozziconi di sigaretta vennero mandati in America all'FBI. No, vennero gli americani qua. Vennero gli americani, insomma, io gli chiesi anche una consulenza. Per tirare fuori il DNA, perché non noi non conoscevamo. Esatto, e che comunque eseguì il professor Fiori della Università, sì, Cattolica, che era considerato all'epoca il personaggio più importante nello studio, appunto, del DNA. Quindi avanzavamo con teorie di carattere scientifico, ma eravamo proprio agli albori. Quindi, quando ci fu detto che quel sangue era di Simonetta Cesaroni, pensammo evidentemente che chi si era impossessato degli abiti che poi portò via, evidentemente toccando il vetro dell'ascensore, avesse lasciato questa impronta. Aveva sporcato anche il vetro. Certo. Aveva sporcato il vetro. Raffaella, ti ho interrotto, volevi dire altro? No, non volevo dire altro, no. No, perché, diciamo, poi a un certo punto Pietrino Vanacore fa una brutta fine. Pietrino Vanacore fa una brutta fine perché durante il processo a Busco viene... A Raniero Busco. Raniero Busco, che era l'ex fidanzato di Simonetta Cesaroni all'epoca, sì, e viene convocato in corte d'assise per rendere testimonianza relativamente a delle domande che avrebbe voluto farle il PM Calò. E tre giorni prima viene trovato morto in un modo molto strano. Molto strano, in un palmo d'acqua legato con una corda alla caviglia. A un albero, sì. E dopo che aveva ingerito dei pesticidi o comunque delle cose che... E le indagini dicono, insomma, è stato un suicidio. Raffaella, tu cosa dici a proposito di questa morte di Vanacore? Credo che, insomma, affogare in 50 centimetri d'acqua è davvero difficile. Non aveva ingerito nulla, non si era stordito con niente, quindi è una morte strana. Tra l'altro io ho intervistato il figlio Mario e mi dice di avere dei seri dubbi sul suicidio del padre. Mi ha detto anche che non avrebbe mai permesso la condanna di un innocente. Guarda, abbiamo un passaggio della tua intervista a Mario Vanacore, lo sentiamo insieme, sentiamola insieme. Hai mai avuto dei dubbi sul suicidio di tuo padre? Ah, dubbi sì, li ho sempre avuti. Anche la cosa strana che abbiamo trovato la protesi di Ilan. Sì, la protesi a pochi metri dalla spiaggia, lì dove c'era più o meno mezzo metro d'acqua, mi ha fatto pensare che potesse essere morto lì, ma da solo in mezzo metro d'acqua non poteva morire, non poteva negare. E quindi il dubbio mi è venuto, ho detto magari qualcuno gli ha dato una mano. Beh, certamente, insomma, una morte su cui si può discutere, anche se devo dire io per esperienza ne ho viste di ogni genere. Anche io. Ho visto morti impiccati in ginocchio, penso a Piazza Fontana, anche affogati in 17 centimetri d'acqua. Sì, sì, quindi... diciamo che modalità... Questo non vuol dire nulla, insomma. No? Diciamo che di questa morte se ne occuparono i carabinieri, perché loro eseguirono il sopralluogo, sì, siccome avvenne in Puglia, quindi nella località d'origine di Pietrino Vanacore, dove si era ritirato dopo l'andata in pensione. Raffaella, che cosa poteva sapere Vanacore? Che segreto custodiva? Questa è una bella domanda, però oltre alle modalità sono strani anche i tempi, perché Pietrino Vanacore non si uccide quando viene arrestato, non si uccide quando è indagato, si uccide quando sul banco degli imputati c'è un'altra persona. E, cosa avrebbe potuto dire? Io l'ho chiesto a Mario Vanacore e lui mi ha detto di non saperlo.
Però di sapere con certezza che avrebbe testimoniato, che non avrebbe fatto scena muta, eppure avrebbe potuto perché comunque già indagato per quello stesso reato, quindi avrebbe potuto avvalersi della facoltà di non rispondere. E secondo Mario Vanacore invece il padre avrebbe parlato e avrebbe raccontato. Beh, insomma, in corte d'assise avvalersi della facoltà di non rispondere mi sembra un pochino strano. Comunque Vanacore, secondo la, diciamo, l'orientamento della procura, aveva fatto una telefonata dall'interno di Via Poma, degli uffici. Appunto. Ecco, perché ci sono, vengono fatte due telefonate, no? Esatto. Una intorno alle 23, una alle 20:30 e un'altra intorno alle 23, cioè quando Simonetta ormai è già morta. Beh, diciamo di sì, perché l'esame che esegue all'epoca il medico legale fa risalire, diciamo, da una prima visita attorno tra le 17:30 e le 18, tant'è che alle 17:30 Simonetta è viva perché telefona ad una collega di lavoro per chiederle delle informazioni riguardo alle modalità di utilizzo del computer, e alle 18 è qualcosa. Però abbiamo detto, è abbastanza evidente che qualcuno entra nell'appartamento se non altro per pulire, e secondo me, e probabilmente fa anche le telefonate, o forse... E secondo me la Calò voleva proprio chiedere questo, se lui aveva effettuato quelle telefonate, ed era venuto fuori attraverso l'altra testimonianza che era di un guardiano di un terreno del presidente degli Ostelli della Gioventù che aveva... Due telefonate fatte a Mario Macinati, fattore della tenuta, esatto, di Caracciolo a Tarano vicino Rieti. E siccome, siccome questo tizio aveva il telefono sotto controllo, subito dopo la sua testimonianza in corte d'assise telefonò a qualcuno dicendogli: non ho detto nulla di queste due telefonate. Quindi la Calò invitò urgentemente Pietrino Vanacore a testimoniare, e questo si suscitò. Ora, io, siccome abbiamo, diciamo, un tempo che stringe, devo fare a entrambi la stessa domanda, e cioè che cosa dobbiamo aspettarci a distanza di tutti questi anni rispetto alla soluzione di questo delitto? Ma guardi, io sono stato interrogato recentemente, sì, in procura, perché credo si sia riaperto il caso. Si è riaperto il caso in relazione ad una testimonianza che ho acquisito nel corso dello scorso anno, ormai è passato un anno e mezzo, in occasione della pubblicazione di un libro che insieme a Massimo Lugli scrissi sul delitto di Via Poma. E questa persona mi contattò, volle incontrarmi e mi disse che era un'amica di famiglia del presidente degli Ostelli della Gioventù e che l'alibi che lui aveva fornito all'epoca era fasullo, ed era fasullo, indicando anche nomi e cognomi delle persone che potevano confortare la sua dichiarazione. Raffaella, che cosa prevedi tu, cosa immagini anche rispetto a un'eventuale costituzione di una commissione d'inchiesta parlamentare ad hoc? Beh, le indagini sono in corso e si sta cercando l'uomo a cui corrisponde quel DNA. Quel DNA. E, Caracciolo, il DNA repertato nella traccia di sangue ritrovata in ascensore, analizzata 20 anni dopo il delitto, ma appartiene a un uomo e quindi si sta cercando. Credo che questa prova scientifica avrà sicuramente un peso e la testimonianza di Caracciolo, sì, è stata messa in discussione, ma anche la stessa ora del delitto, perché è stata per anni cristallizzata da telefonate che potrebbero non esserci neanche mai state. E quindi l'ora del delitto è stata anticipata anche dall'esame, dall'autopsia, risulta esserci della poltiglia nello stomaco di Simonetta, quindi è stata uccisa prima delle 17. E Caracciolo era comunque a Roma, perché c'è la testimonianza della portiera di Largo della Gancia, Bianca Limongello, che già nel 90 disse di averlo visto alle ore 18 rientrare con un uomo mai incontrato, mai visto prima, e con una borsa.
Grazie a Raffaella Fanelli, grazie a Antonio. Soltanto un'aggiunta. La morte poteva essere accaduta sicuramente dopo le 17.30, perché noi abbiamo un verbale della signora Berrettini, che era la collega dell'ufficio, che alle 17.30 ricevette la telefonata di Simonetta. Certo. Grazie Antonio Del Greco, io vi ringrazio per avere... Com'è? Pubblicità, devo mandare la pubblicità. Telefonate che potrebbero non esserci state. Grazie per averci seguiti in questa lunghissima puntata dedicata per gran parte alle ultime novità e anche ad altre ulteriori novità che riguardano la scomparsa di Emanuele Orlandi, su cui, come sapete, manteniamo sempre una luce accesa, ma poi abbiamo aperto due finestre, anche se non lunghissime, sulla vicenda di Mirella Gregori, scomparsa 46 giorni prima di Emanuela e spesso associata al suo stesso destino, e di Simonetta Cesaroni. La Commissione parlamentare d'inchiesta ha stralciato, diciamo, il caso del delitto di Via Poma, cioè quello di Simonetta Cesaroni, ma c'è un impegno, da quello che abbiamo capito, a proporre una commissione ad hoc che si occupi soltanto di quel caso, che non ha semplicemente implicazioni di tipo criminale, ma anche di altro genere.